Presidente, lei nel suo videomessaggio ai Lombardi a fine 2023 ha detto che il nuovo anno sarà un anno complesso. Ecco, quali sono le sfide che attendono Regione Lombardia? Ma io credo che la complessità derivi non da fatti specifici di Regione Lombardia, ma dalla situazione soprattutto internazionale, che ha evidenziato una serie di problematiche che partono dalla situazione di guerra, che si riferiscono anche alla situazione economica che in certi paesi sta creando notevoli problemi, e quindi è chiaro che Regione Lombardia fa parte di questo contesto e quindi fa parte delle difficoltà che tutto il mondo occidentale in modo particolare dovrà affrontare. Ciò detto, credo di poter affermare, come ho ribadito in quel videomessaggio, che la Lombardia abbia le condizioni, le capacità e la forza per uscire da queste situazioni difficili, sicuramente sempre in modo positivo, come è stato fino ad oggi e come anche gli ultimi dati che sono stati pubblicati ribadiscono. Ecco, il 2024 è un anno elettorale molto importante. Ci sono le europee, ma poi ci sono anche le amministrative, sono 959 i comuni lombardi al voto, tra cui tre capoluoghi, Cremona, Pavia e Bergamo. Il Capo dello Stato ha fatto un appello a partecipare al voto come strumento di autentica democrazia. Ritiene che questo appello verrà accolto dai cittadini lombardi? Ritengo che sia giusto fare questo appello, ritengo che sia importante ribadire ai nostri cittadini che la democrazia ha bisogno di loro per poter funzionare in modo corretto. Io mi auguro che l'appello del Capo dello Stato è l'appello che più modestamente tutti quanti noi stiamo rivolgendo ai nostri cittadini, li induca a prendere una decisione diversa da quella che hanno preso nel recente passato, cioè ricomincino ad andare a votare. È fondamentale per il bene della democrazia, ma è anche fondamentale per dare la possibilità a ciascun cittadino di esprimere soddisfazione o insoddisfazione, una scelta piuttosto che un'altra. Ancora più importante anche per in vista delle elezioni europee, che solitamente sono delle elezioni che sono forse poco sentite, sono quelle che forse registrano il tasso di astensionismo più alto. Invece io credo che in questo caso sia molto importante, vediamo sempre di più l'importanza dell'Europa, l'importanza delle scelte che poi ricadono sui nostro paese, quindi anche in questo caso è opportuno che i cittadini possano far sentire la loro voce, possano contribuire ad indirizzare alcune scelte molto importanti. Non teme che le si è detto non preoccupare per le discussioni in seno al centrodestra, per le regionali, per le amministrative, non pensa che avranno delle ricadute? Ma io penso di no, adesso, a meno che non succedano delle situazioni oggi imprevedibili e impreviste. Io credo che il centrodestra abbia dimostrato e stia dimostrando sempre, storicamente parlando, una coesione, una capacità di governare e di amministrare superiore, quindi sono assolutamente convinto che anche in questo caso riuscirà a dimostrare questa coesione, riuscirà a continuare a governare e ad amministrare con l'efficienza che è tipica e propria del centrodestra. Tornando all'europeo, ma da un punto di vista più regionale, la Lombardia, locomotiva d'Italia anche in virtù del suo rapporto stretto con le regioni più industrializzate d'Europa. Al di là del risultato che uscirà dalle urne, come Regione Lombardia cosa chiederete ai nuovi vertici dell'Unione Europea o quali correttivi di rotta? Ma i correttivi credo che vadano individuati innanzitutto in una maggiore flessibilità nei confronti delle scelte di carattere economico che vengono fatte dall'Europa, e poi credo che sia importante introdurre questo principio di un rapporto più diretto con le singole regioni, con le singole istituzioni regionali che stanno dimostrando una grande importanza e che devono avere la possibilità di essere ascoltate, prese in considerazione a livello europeo.